Immaginiamo due spettatori, un po' incolti, che per la prima volta vanno a teatro. Fra un quadro e l'altro si alzano e commentano. Non ho mai visto niente di simile. Ti piace? Non lo so. Vorrei capire. Ecco, non capisco il perché. Forse vogliono stordire. Ma no, forse vogliono crearci dei problemi. Come se non ne avessimo già abbastanza. Però è strano, perché le vocali A? Forse vogliono distrarci dai problemi reali. Ecco, vogliono distrarci dai veri problemi. Non credo comunque che ci stiano riuscendo. Però è qualcosa di strano, senza dubbio. Senza senso. Ecco, cosa dicono? Parla ancora attraverso parola sola. Certo, non è molto chiaro. Non è molto chiaro, anzi, non mi sembra chiaro per niente. Però qualcosa fanno e avranno pur il diritto di farlo. Non possiamo impedirglielo. Questo potrebbe essere un problema. Fanno le cose prive di senso. Dove vogliono arrivare? Questo proprio non lo so. A me piace. Non dire sciocchezze. Non sono sciocchezze, ti dico che mi piace. Ma se fino a un momento fa ti agitavi nella poltrona come un ossesso. Godevo troppo. Mi sembra davvero che tu sia impazzito. E per che cosa godevi, se si può sapere? Amo le A. Come? Ami le A? Sì, mi sono innamorato della A. È deliziosa, anzi, meravigliosa. Certo. Sei sicuro di sentirti bene? Non sono mai stato così gaudente. Mi sento di un bene. E tu? Io non capisco che vuoi dire. Sì, tu, come stai? Io? Non direi male, non saprei dirti di preciso. Che ne pensi di questo spettacolo? Quale spettacolo? Non capisco dove vuoi arrivare. E su, non fare l'ingenuo. Questo spettacolo qui ti piace o no? Posso avere un po' di tempo per pensarci? Va bene. Ci vediamo tra 10 minuti. Vorrei partecipare anch'io. Io gliel'ho chiesto. Cosa ti hanno risposto? Se vuoi partecipare, vuoi. Posso anche io? Se vuoi. Ha inizio lo spettacolo, ha inizio lo spettacolo. Cosa facciamo? Andiamo. Paura? No. Desiderio ardente? Per niente. Hai qualcosa da dire? Preferirei agire. E fare Cosa? orme di luce tracciare nello spazio e serpentino guizzar nel tempo. Signore e signori, benvenuti tra noi. Stiamo per Su presentare a via, voi. non indugiare. Comincia tu. Che potrei fare? Suonare Cosa? la batteria, È rumorosa. il flauto. Si è persa la memoria della musica. Che vai dicendo? Si è persa la memoria di ogni cosa. Sono Riposati un momento. in gran forma. La prima si avvicina. Tutto è già pronto. Ti serve un tecnico?
Faccio tutto da me, con te. Serve un aiuto? Mi sento un po' sperduto, spaesato. Hai avvertito la stampa? Sacrosanta ragione me lo vieta. E perché mai dovresti canticchiare la poesia senza la stampa mia? Che vai farneticando? Me lo domando anch'io. Attenzione, attenzione, finito è il tempo a Io me ne vado. disposizione. Anch'io. Ho telefonato al regista Che gli hai detto? che stasera non verrò alle prove E perché non verrai alle prove? perché non mi va. No. E glielo hai detto? E che gli hai detto? Che devo anche andare da Mimmo Sarlo al Camelot a farmi ridare il copione. E perché hai detto che devi andare anche? E chi ha detto anche? L'hai detto tu, hai detto che non potevi, anzi che non saresti andato alle prove perché dovevi anche andare da Mimmo e non hai detto che non ti andava. Che fai? Hai intenzione di farmi il terzo grado? No, mi informo. Allora adesso sei stato informato. E no. Come no? Non mi hai ancora detto perché non ti andava. Che ne so, non mi andava e basta. E adesso ti va? No, anzi sì, adesso mi va. E perché adesso ti va e prima non ti andava? Che ne posso sapere? Prima non mi andava e adesso mi va. Allora stasera andrai alle prove. No. Ma se adesso ti va... Te l'ho detto che devo andare a farmi ridare il copione. Ma non potresti andarci in qualche altra ora o anche in qualche altro giorno? Sì. Allora perché non ci vai un'altra volta? Va bene, ci vado un'altra volta, ma alle prove non ci vengo. Non ci vai. Come non ci vai? Perché tu non vieni? No. E perché? Perché mi sono stufato di te che non sai né perché vieni né perché non vieni. Sì, Ma che stai dicendo? non si può lavorare con gli irresponsabili. Adesso offendi pure. Non è un'offesa, è una constatazione. Almeno te lo chiedessi il perché di quel che fai. Invece no, la montagna qua, il tempietto là, senza nessun costrutto. Senza nessuno che ci possa capire niente in quello che fai, nemmeno Hai finito? Ti sei sfogato? tu. No. Allora continua pure. Con chi? Con uno che non sa nemmeno se esiste. Io lo so benissimo che esisto. Ah, almeno di questo te ne sei accorto, meno male. E che esisti a fare? Lo sai? Questo no, ma prima o poi lo scoprirò. E come farai a scoprirlo? Cerca che ti ricerca, alla fine qualcosa si trova. E che cosa pensi che si trovi? Cerca che ti ricerca? E che ne so, si potrebbero trovare gli angeli e magari anche Dio. E allora che faresti? Quando me li trovassi davanti, qualcosa da fare, la troverei senz'altro. Per esempio? Per esempio, potrei suonare qualcosa alla chitarra. A Pensi che ne sarebbero appagati? qualcuno piace quello che suono, perché non dovrebbe piacere a loro? Forse hanno a disposizione una musica migliore, ma penso che gradirebbero molto la tua intenzione di allietarli. Lo pensi davvero? Sì, e credo anche che le musiche più belle
tu le possa suonare proprio con la scala delle intenzioni. La scala delle intenzioni. Di che si tratta? Te lo spiegherò un'altra volta, se ti andrà. Non chiedergli di più. Perché Non posso farne a meno. pensi che possa darti di più? Quanto Sì. gli hai chiesto? Tutto quello che ha. Che Ma così morirà. Ma posso farci io, se vuole? così è tutto finito. Rapito da un sogno d'amore. Le viole l'altra mattina l'ho trovate appassite. Ti ricordi? Susanna l'aveva detto che ci saremmo trovati a questo punto. I cristalli si spezzano. Le ruote si rincorrono per la via. E tu, donna delle mie speranze, già non sei più mia. L'amore che avevo cercato più volte, eccolo qua. Non vedo bene. Puoi accendere la luce? Tutte le volte che ti parlo d'amore diventi improvvisamente miope. Eppure c'era luce poco fa, me lo ricordo bene. Avevo aperto le imposte. Forse è già notte. No, è ancora giorno. Allora, sono cieco? Cieco io sono. Consolati, che anch'io non vedo bene. E forse posso aiutarti a spegnere l'ultima luce. Così va via l'amore. Non voglio, non posso che pregare. Aiutami, Signore. Aiutaci, Signore, che sei sopra di noi e splendi. Illumina e facci raggiungere te, che sei me. Illumina la luce che non vediamo. Dacci la vista. Ancora Hai finito la relazione programmatica? Chiediamo no, non so quanto dobbiamo chiedere. il doppio. Il doppio di quanto? Il doppio del doppio. È poco, dobbiamo pagarci anche le trombe. Allora decidi tu. Facciamo il triplo. Il triplo del doppio. No. Facciamo decidere a loro. A chi? A loro. E loro chi sono? Mio zio e mia zia. Ma che c'entrano loro? Se non ti vanno bene, facciamo decidere a qualcun altro. No, no, decidiamo noi che è meglio. Potremmo chiedere il triplo di mia zia. Sei sicuro di sentirti bene? Mi sento un po' cieco, ma per il resto va benissimo. Come fai a vedere il resto se sei cieco? O cieco del tutto o niente. Senti, io sono cieco quanto mi pare e piace. Hai capito? Va bene, va bene, va bene. Ma a me sembra che tu ci veda benissimo, anzi, mi sembra che tu veda anche il vedere stesso, bel cieco che sei. Mi sembra fuori posto, antiartistico, non bello, quello che hai appena detto. Ne sono profondamente ferito. Voglio piangere. Voglio piangere. Voglio piangere. Voglio piangere. Voglio